È difficile immaginare una gioventù più monotona, più squallida, più destituita d'ogni gioia della mia. Ripensandoci, dopo tanti e tanti anni, risento ancora l'immensa uggia di quella calma morta, che durava inalterabile tutto il lungo periodo di tempo da cui erano separati i pochissimi avvenimenti della nostra famiglia. Intendiamoci. Se qualcuno mi domandasse a bruciapelo, lei è femminista? Dovrei rispondere, adagio con le parole. Nella mia modesta opera letteraria ho sempre studiato i desideri ed aspirazioni della donna, la nobiltà delle sue attitudini e della sua missione, i suoi amori, i suoi dolori, i suoi disinganni, i suoi trionfi. I capitoli che raccolgo in questo volume mi vennero suggeriti osservando e ascoltando l'onda del femminismo che si avanza e nel quale non ravviso affatto il mio ideale di progredita femminilità. Gli sforzi che si fanno per uguagliare l'uomo mostrano chiaramente che la donna non si riconosce più nell'integrità del proprio valore ed è questo valore suo che difendo con schietto ardore, dedicando i miei sforzi alle donne che accettano con semplicità e nobilmente la loro grande missione, facendo cioè del femminismo vero. Cos'è l'amore? L'amore è un'estasi, un'armonia che dolcemente favella il cor. È un fior che mostrasi leggiadro pria, ma poscia, pallido, si china e muor. L'amore è un alito che lenemente, come uno zefiro, senti spirar, ma poi nel vortice getta repente, fra l'onde instabili d'infido mar. L'amore è flebile, leggero suono, è fra le tenebre luce e desir, dell'alma languida dolce abbandono e della misera vita sospir. L'amore è un palpito, un roseo velo, è una rugiada che avviva il cor, una purissima aura di cielo, dell'universo gioia e dolore. Voi, mie fedeli lettrici, vi sorprenderete che dopo avervi parlato della casa come del miglior centro dell'operosità femminile, io venga ora a dirvi: la casa è bella e buona come rifugio per riposare dalle fatiche della lotta per l'esistenza, ma voi pure dovete combattere, uscire dal vostro guscio e procurare di avere la vostra parte al banchetto della vita. È che dal giorno che ho scrissi Il regno della donna, il mondo è mutato e le mie idee si sono andate modificando, come si è modificato l'ambiente in cui viviamo. Non so se la trasformazione della casa e della donna sarà un bene o un male, ma è una necessità. E chi non sa piegarsi e modificarsi secondo l'ambiente muore, intristito come il fiore che si piega sullo stelo quando tutto intorno a lui risorge al soffio vivificante della primavera.
Io oso dire che chi vuol conoscere la donna italiana in tutto il suo meraviglioso progresso di cultura e di operosità, nelle sue qualità più profonde e più luminose di ingegno e di carattere, nelle sue iniziative più ardite e insieme più meditate e nella sua più larga indipendenza di spirito, deve recarsi a Roma. Il mondo femminile è veramente colà una bella ed alta fiamma che tenta di purificare l'ambiente inquinato, come si sa, dai molti intrighi politici ed affaristici del mondo maschile. L'enorme falange di donne pompose che in altre città riempie i marciapiedi e porta nelle strade a toilette, pellicce vistose e costose, non esiste a Roma. Io devo dire che la cultura ha nelle signore di Roma un livello molto più alto che altrove. Bisogna dire che è dal 1908, da quando le donne italiane si riunirono per la prima volta a congresso in Roma, che data la fiducia e la simpatia del mondo maschile nell'ingegno e nell'attività femminile. Chi non ha assistito a quel congresso non può immaginare quale solenne affermazione esso fu del nostro progresso. Inaugurato festosamente nella magnifica sala degli Orazzi e Curiazzi in Campidoglio, alla presenza della regina Elena, di tutta la corte e delle più alte autorità, esso fu aperto da un bellissimo discorso del ministro della pubblica istruzione, seguito da quello del sindaco di Roma, e le sue sedute si svolsero affollate nella sede del monumentale Palazzo di Giustizia. Da allora, spontaneamente, il governo chiamò signore a far parte di varie sue commissioni e aperse le porte dei suoi ministeri e dei suoi uffici a donne intelligenti e laboriose, sentendo quanto il loro consiglio e la loro collaborazione fossero preziosi. E ormai tutti riconoscono che noi possediamo doti di assennatezza, di serenità, di coscienziosità che molti uomini non hanno. È da allora che, data anche l'attenzione così rispettosa e la simpatia della stampa romana per il mondo femminile, che si occupa utilmente. Ho lasciato la mia casa di via Guastalla, una delle più vecchie vie di Milano. Chissà perché si lascia una casa dove si è stati per tanti anni. Il cuore non vorrebbe. Il cuore non ne ha colpa, ma vi sono tanti perché. Prima di me, estate scorsa, partirono molti grandi alberi del giardino di faccia, il patrizio giardino del Palazzo Sormani. Dalle mie finestre vidi quegli alberi, che certo avevano più di un secolo, andarsene, mutilati cadaveri su lunghi carri indifferenti. E piansi nell'anima, pensando all'ombra che non avrebbero data più. Sull'invisibile traccia di quell'ombra cresceranno villette di cemento, piccole, per gente piccola. Se i centenari alberi del giardino Sormani sono stati loro cacciati via, posso bene io rassegnarmi ad aver lasciato la casa che amavo e che mi amava. Bella era la casa. O piuttosto che bella, adatta a me. Per certe rassomiglianze spirituali che io sola potevo avvertire. A ripensarla soffro dello stesso senso di affanno che mi toglieva il respiro i primi tempi che m'era morta la mamma. Cordiale era, col suo armonioso portico lombardo, la scaletta a chiocciola, lo studio rettangolare a tre finestre che s'apriva sulla terrazza ombreggiata dal glicine. Basso il muretto della terrazza,
Bastava scavalcarlo per trovarsi sui tetti. Vecchio muricciolo, tutto crepe. Quando il sole lo riscaldava, diveniva una cosa vivente sotto le mie mani, contro il mio petto. Dentro vi sentivo battere un cuore.